E ragazzi, a quanto pare ce l'hanno fatta a chiudere per Charles de Ketelaere. De Ketelaere è il nuovo giocatore del Milan, ma il Milan non si ferma perché vuole Akinzie e anche. Mamma mia, ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo al Milan? Grandi colpi in arrivo. Come detto, avevo fatto un video su Charles de Ketelaere insieme a Noah Lang, ma Noah Lang non è arrivato. Charles de Ketelaere, ragazzi, io ve lo dico, col bruce ha fatto il panico, anche a livello europeo, in Champions League e in Europa League. Quindi è uno giovane, vero? È un po' come un De Ligt che dall'Ajax passa alla Juve, secondo me. Ovviamente gioca più avanzato di De Ligt, avrà certamente il tempo di ambientamento, vedremo come si ambienterà in Italia, però per me è un gran colpo, come è un gran colpo se si dovesse concretizzare quello di Hakim Ziyech, ma non sono di certo io a dirlo, ma parla la carriera di Hakim. Che comunque è vero, ha trovato difficoltà al Chelsea, ma comunque dall'Ajax a passare al Chelsea per quasi 100 milioni, se non ricordo male. Ecco, il Chelsea ha bisogno di rinnovamento e Hakim Ziyech che vuole partire. E quindi occhio al Milan che Hakim Ziyech darebbe sì, darebbe comunque respiro a Rafa Leão. E quindi è anche una mossa intelligente di Maldini e di Massara. E io non posso che. È bravo il Milan. Bravo il Milan che prende un 21enne e praticamente si sta muovendo per Ziyech. Vabbè, non lo scopriamo di certo oggi che è un buon giocatore, un onesto giocatore. Ce l'hanno fatta, è durata un mese la trattativa con De Ketelaere e Bruges, ma ce l'hanno fatta. Bravi loro. Commentate, lasciate un like, fidatevi in nero azzurro è tutto. Ora preparo da mangiare e ci vediamo al prossimo video. Colpaccio. Colpaccio e in arrivo, secondo me ne arriva. Arriva, arriva, Ziyech. Bella.